Gentile ministro, 2 settimane fa circa le avevamo mandato un video. Lei aveva promesso di rispondere, ma finora questa risposta non l'abbiamo ricevuta. Perciò ci proviamo di nuovo. È chiaro che se alle domande non arrivano risposte, non ha molto senso, dare tutta questa rilevanza alla cosa. La nostra richiesta era molto semplice e si riferiva a un quesito, secondo noi molto molto importante, che riguarda diversi e diversi ricercatori che hanno conseguito all'estero una idoneità accademica. Perché non si consente a questi studiosi, a questi ricercatori, di ottenere l'equipollenza della idoneità accademica conseguita nei paesi della Comunità Europea, anche in Italia? La legge europea e la legge italiana lo consentono, però il Ministero dice di no. Lei nel passato aveva dato molta rilevanza all'eccellenza e alla internazionalizzazione del sistema universitario. Questo sarebbe proprio un caso fatto apposta per dimostrare che queste intenzioni sono intenzioni forti, perché molti di questi studiosi che hanno idoneità accademiche in paesi come la Germania, la Francia, l'Austria, la Spagna, eccetera, hanno percorsi internazionali sicuramente e eccellenti anche in moltissimi casi. Non ci vorrebbe nulla a consentire che anch'essi possano proporsi alle università italiane. L'equipollenza della loro idoneità sarebbe un fatto immediatamente possibile in forza della legge italiana. Perché questo non lo fa? Perché non diamo questo esempio che sarebbe salutato anche all'estero in maniera particolarmente positiva? Io spero che questo film lei lo veda, che lo vedano molte altre persone e che si rendano conto che i problemi concreti, risolvibili, esistono e la loro risoluzione appunto sarebbe un fatto positivo, sarebbe un fatto che dà credibilità al sistema. Grazie.